perché come sapete le partecipanti sono passate da 8 a 10 con l'ingresso di Siena Inter, e quindi un torneo che è nato, come sapete, soprattutto per essere volano di valori straordinari, umani, di sport, è diventato nel tempo anche un torneo davvero molto molto interessante dal punto di vista tecnico. Il fatto che quest'anno la Fondazione Galli sia stata contattata da Siena Inter per allargare la partecipazione ci fa ancora col piacere. Grazie a tutti, grazie della partecipazione, grazie alle squadre, grazie a quelle persone che in quel casottino si sono date tanto da fare per far mangiare tutti questi ragazzi per 3 giorni, è stata dura. Ho uno sforzo importante, non è quanto altro, quindi ben volentieri. Nel tavolo questi ragazzi, perché per noi è un piacere infinito avere l'onore di ospitare questa grandissima manifestazione. L'importante è che anche i ragazzi, oltre come quello sciottino, si siano trovati bene e hanno trascorso questi 3 giorni bene in compagnia, sono stati bene, credo che noi siamo contenti per la bellata di una prima da qualcosa. 72 ore in cucina praticamente, grazie, complimenti, grazie, applauso, un complimentato. Ciao, ecco qua, Olimpia, Empoli e Siena. Allora, Massimo Viale consegnano... Mario, sì. Certo, non ti parlerà la Piazza di Torino, ma sì, sono tutto importante, Massimo, lo so, so che è un cuore viola incredibile. Congratulazioni ai rappresentanti di Fiorentina, Bologna, Olimpia, Empoli e Siena, Mattia Tesciglio, dal tuo locale nazionale. Complimenti e ben trovato. Io credo che sia una grande emozione, no? Passare di qua e poi ritrovarsi davvero professore. Sì, sicuramente sono molto onorato di ricevere questo premio, proprio perché questo premio è dedicato a Nicolò, e volevo ringraziare Giovanni e tutta l'organizzazione per essere stato invitato qui. Grandissima Camilla, sì, ci ha lavorato anche lei all'accademia, fate un applauso a Camilla, a tutti i ragazzi. E quindi Giovanni e Camilla Galli premiano Mattia Tesciglio, classe 1992, nel 2005 a Nicolò Galli, oggi giocatore del Milan, titolare del Milan e giocatore della Nazionale Fratelli. Bocca al lupo per tutto Mattia, grazie. Totò di Natale. Grazie Totò, facciamo un applauso per questo. Giovanni ha detto bene, devono divertirsi, perché è uno sport, è un divertimento, e poi quello che è più giusto andare a scuola e cercare di rispettare la famiglia. Camilla, si tocca per me. Vai, vieni, vieni. Giovanni, la battuta anche te, se sei troppo, ti credo sia da quello che sei. Io credo che quando io dicevo prima di continuare a divertirmi, io credo che sia troppo. Tutto quello che sta facendo adesso è perché il calcio ancora lo diverte, perché quando va all'allenamento non è un sacrificio, probabilmente un sacrificio può essere quando si sta lontani dai figli, quel periodo di ritiro, però quando poi dopo ti spogli, ti metti i pantaloncini corti, vai in campo, ti diverti. Lui sei qua, ancora non c'è 36, a ottobre fa 36 anni e lui si diverte ancora come voi, perciò pensate quanto tempo avete ancora davanti per potervi divertire, io ve lo auguro veramente di cuore. Grazie Totò, complimenti, prego alla carriera, a Totò di Natale, grazie a Alberto Poderosi, premio giornalista dell'anno, Alberto Poderosi, Corriere dello Sport. Questa è una grande foto, da parte lui. Anche qua un attimo. Senti Davide, posso chiedere che ti è finito la tua ufficio? Voi dovete premiare il miglior portiere del torneo
che è Federico Donni del Parma. Ciao Federico, grazie. Grazie davvero. Senti Raul, ma chi è il difensore di riferimento, Mattia o un altro? Non lo so, centrale esterno. Michael. Ci ha spazzato, io speravo uscito. Bene il capitano. Ciao. Nome? Daniele Trasciani. Ruolo? Difensore centrale. Eccolo qua. Tutto in casa qui, eh? Come sono questi anni? Bravo, bravo. Del torneo Niccolò Galli, Parma, a C Parma, eccolo qua. Allora, è stato un derby infuocato, ma molto corretto. La seconda classificata di questa 12ª edizione è l'Inter. Grazie, presentata dal capitano. Ciao. Nome? Alessio. Cognome? Infortunio. E l'occhio? Aspetta, perché anche il giocatore di altri distinti, qual è? Messi, dai, molto più fome. Tocchi, tocchi, bene. Oh, contenti gli amici di Roma, eh? Allora, una società che, come dire, adorata, eh? Al torneo Galli. Attenzione, ragazzi, perché c'ho un messaggio di Anna, Si tratta di Milan, devo leggere questa cosa che mi è arrivata da Milano, da la Carolina, mia figlia, la più piccola, che è milanista. Allora, vi scrivo da Milano per salutare tutti, perché per la prima volta non sono riuscita ad essere presente come ogni anno. Non aspetto altro che vedere ragazzini di squadre diverse fare amicizia, cambiarsi le maglie e lottare per vincere il trofeo. Anche lottare tutti insieme con i ragazzi della Fondazione e lo staff dell'Olimpia mi è mancato, ridere, scherzare e divertirci nel nome di Nicco. La 12ª edizione del torneo di Niccolò Galli, partendo in finale l'Inter, per 3-0 in Milano. Sorpresa. Eccolo qua, la famiglia Galli premia il Milan. Eccolo là. Giù qua, Vai.